Salve ragazzi e bentornati su Punto Mauflex. Riprendiamo la partita dove abbiamo lasciato la scorsa puntata. Abbiamo superato la parte più difficile di Amana e ci avviciniamo per affrontare il boss. Uccidiamo sto coso. Mi ha colpito. Mi sembra che mi sia arrivato un altro colpo. Ok. Aia. Perfetto. Vieni via. Stamina. Benedetto tracking. Porco cane. Madonna, non si cade. Un'effigie umana che non fa mai male. Mi serve. Quella non ci arriva sicuro da qua. Né mi interessa. Ma guarda che sono dietro di te.
Mai che giornata, oh. Ok. Ok, lama doppia di ferro rosso. Yeah. Anime ricercanti cristallizzate. Perfetto. Qua non c'erano cose, ciao. Sparita. Allora, l'ho già equipaggiata. Dai. Perfetto, perfetto, perfetto. Questo è uno dei boss che mi piace di più di Dark Souls 2. Fa schifo, però è il suo perché. Recuperiamo l'oggetto. Perfetto. E salviamo. Qua ci ritorneremo fra poco.
Questo ascensore ricorda un po' quello che portava Petit Londo nel primo Dark Souls. Abbiamo recuperato l'arma. Ah, di nuovo lui. Bellissima questa frase. Una menzogna resta sempre una menzogna. Sì. Ok. Perfetto. Torniamo a Majula. Fa sempre un certo effetto vedere Aldia. Per chi non lo sapesse, quella è Aldia. Is that a here to see love? However, Poi tendiamo la fiaschetta Estus. E avanziamo almeno di un livello. Allora, vigore sicuramente, vigore 2. Allora, l'arma che vorrei utilizzare io sarebbe questa qua. Frammento di titanite, non ne abbiamo. Però ce lo vende lui, quindi ce ne servono 1, 2, 3, 6. Ok. Rinforza arma. Frammento grande di titanite. Ah, non c'ho i soldi.
Mi servono soldi, soldi. Anche uno di questi. Rinforziamo l'arma. L'abbiamo portata a più 4. Vediamo se c'è già gli oggetti. Lei sì. Possiamo prenderne 2. E poi ce ne servono 3. Dov'è? Ne servono 3. Visit me again. Whenever. Ok. Pezzo di titanite, ce n'ho 8. I'll be around if you make it back. Demone del canto, la posso pure usare. Rinforza arma. Lastre di titanite, perfetto. Abbiamo la nostra arma finale. Ok, dov'è? Yeah. Devo sostituire questo qua con questo al momento. Ok. Ok. Allora, prima di proseguire di là, perché non mi fa andare? Non la posso usare? Che cosa che non ho io? Ah, vendi destrezza. Bella figura. Va bene. I prossimi punti esperienza li faremo su destrezza. Mi ero totalmente scordato. Prima di andare qua però ci dobbiamo suicidare. Sprechiamo gli ultimi soldi a comprare. Mi devo suicidare perché sennò nella porta dove stiamo entrando adesso non potremmo entrare. Ya! Yeah. Scusatemi, ma lo dovevo fare. Se no non possiamo andare, non possiamo aprire la porta che ci aspetta più avanti. Ok. Qua si può accedere solo se siete morti. E
Io quasi quasi, visto che comunque quella non me la posso ancora utilizzare, metto la protezione d'acciaio più uno. Loro dovrebbero essere le figlie, tra virgolette, di Nito, o comunque quello, Nito è quello che le ha create. Chi si ricorda del primo Dark Souls avrà un po' più chiare le idee. Naturalmente, se non avete giocato al primo Dark Souls, vi consiglio di recuperarlo perché ora lo trovate a prezzi veramente bassissimi, sia su Steam che nei rivenditori, in un qualsiasi rivenditore tipo MediaWorld, Trony, non dovrebbe costare più di 20 euro per PS3, 15-20 euro, una cosa del genere. Ok. Niente, abbiamo perso tutto quel tempo per potenziare l'arma, quando invece dovevamo fare level up in destrezza. Vabbè, ci sta anche questo. Abbiamo recuperato sterminatrice. Questo oggettino anche qua ci serve comunque il falò ascetico, lo utilizzeremo nella prossima partita. Questo, andiamo a recuperare un oggetto utile. Un seme del fuoco. Va bene, ragazzi. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto un altro po' di cammino. Ora siamo arrivati alla cripta del non morto e da qua la situazione si incomincia a fare un po' più seria, insomma. A breve dovremmo anche incontrare qualche resta di Red Ventric. Come al solito vi invito a lasciare un commento sotto il video e a mettere mi piace, ragazzi. E se non l'avete fatto, iscrivetevi. Alla prossima. Da Punto Mauflex. Ciao ragazzi.